Siano lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa celebra la festa della conversione di San Paolo Apostolo, da cui vi racconto abbiamo ascoltato dalle parole dell'Apostolo San Paolo, che tra poco riprenderemo nella prima lettura, e il cui senso, diciamo così, e fine è spiegato in maniera molto chiara dal Vangelo che abbiamo ascoltato. San Paolo era stato scelto dal Signore per essere l'apostolo delle genti, quindi realmente per andare in tutto il mondo, allora conosciuto, non andava proprio dappertutto, ma l'ha girata abbastanza, insomma, l'orbe della terra conosciuta, e varcando e raggiungendo varie località dell'impero romano, che è molto grande allora, e hanno predicato il Vangelo. E nella sua dimensione essenziale, cosiddetta carismatica, proprio ponendo dinanzi al cuore delle persone l'annuncio di Gesù come unico salvatore, dice: guarda, fratello mio, che la situazione dell'uomo è questa, Dio l'ha guardata, si è fatto uomo, ha sofferto ed è morto sulla croce per la tua salvezza, ti offre la salvezza che ti raggiungerà, semplicemente se tu credi che Gesù è l'inviato del Padre come salvatore, ti fai battezzare nel suo nome e comincia a vivere secondo i suoi insegnamenti. Questa è proprio la sintesi della predicazione apostolica. Gesù esplicitamente dice nel Vangelo: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. E noi dinanzi alle parole di Gesù, come dobbiamo essere sempre consapevoli, siamo sempre sottomessi alla parola di Gesù, perché anche se è una parola forte, impegnativa, se lui ha detto questo ci sarà un buon motivo per dire questo, e se ha detto andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, vuol dire che questo bisogna farlo. Noi sappiamo che la fede non si può imporre a nessuno, la fede va predicata e annunciata. San Paolo stesso dirà nelle sue lettere pastorali: si faccia sempre con dolcezza e con rispetto. Quindi questo è il dubbio, ma va fatto, perché non ci deve essere nessun uomo, per quanto sta in noi, che sia messo in condizione di dire: beh, io Gesù non l'ho mai conosciuto, perché mai nessuno me ne ha parlato. Ecco, perché non conoscere Gesù significa vivere una vita molto differente rispetto a chi lo conosce, lo accoglie, ci crede e si lascia salvare da lui. Questo oggi dobbiamo dirlo con una certa chiarezza, perché fermo restando il rispetto e la coscienza di ogni singolo, d'accordo, e quindi la dignità della persona umana che deve fare le sue scelte di coscienza davanti a Dio, e a cui non può essere imposto mai nulla da parte di nessuno, questo lo sappiamo, però predicare e annunciare non è imporre, d'accordo, niente a nessuno, e questo è un compito che la Chiesa deve svolgere a tutti i livelli, ad alti e a piccoli livelli, dal battezzato comune che rende testimonianza al Signore nelle circostanze ordinarie della vita, alle più alte dignità della Chiesa, che hanno compiti molto molto più grandi su cui spalle gravano pesi molto più consistenti rispetto a quelli di un semplice fedele. Cosa è successo a San Paolo? San Paolo, abbiamo più o meno tutti quanti, la storia, stava andando a Damasco per arrestare i cristiani, e racconta proprio l'episodio della sua conversione, no? Che è bene riprendere per cogliere qualche punto essenziale. Numero uno, la luce che lo abbaglia fino a renderlo cieco, e la voce che sente, dice che il sole sfocolante l'hanno visto tutti, la voce l'ha sentita soltanto lui, e anche quello che dice Gesù, no? Ecco, allora, la cecità che San Paolo soffre in conseguenza di questa visione abbagliante non è altro che il modo con cui il Signore faceva capire la cecità in cui lui stava, non conoscendo Gesù ed anzi scambiando Gesù per la maledizione del mondo, come lui pensava che fosse, dovendo andare ad arrestare i cristiani cercando di sterminare, come lui stesso dice, questa nuova dottrina. Molto interessanti sono anche le parole che Gesù dice: perché mi perseguiti, non perché perseguiti i miei fedeli. Ricordate la parola del Vangelo, no? Chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me. Gesù è presente nei suoi figli e nei suoi discepoli, quindi perseguitare un cristiano è perseguitare lui. Perché mi perseguiti? Poi, vedete, c'è una gradualità anche nel cammino di conversione di San Paolo. Gesù gli dice: vai a Damasco, poi ti sarà detto quello che devi fare. Quindi il cammino di conversione, anche di grandi conversioni, è guidato dal Signore in maniera intelligente. Cioè,
questo vale anche per noi. Noi molte volte vorremmo sapere tante cose, vorremmo sempre sapere cosa succede dopo. Dio questo non lo fa mai. Tu fai quello che ti arriverà adesso, che al dopo lo saprai se è necessario saperlo a suo tempo, non subito. A Damasco incontra questa Anania, che tra l'altro poi Anania aveva una visione che Gesù aveva preparato, perché gli altri degli apostoli si legge che quando gli arriva la visione dice guarda che devi battezzare Saulo, devo battezzare Saulo, quello succedato mi ammazza pure a me, dice ma che stiamo scherzando, dice ma e invece state tranquilli, mi dice Gesù che è uno strumento eletto e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome, dice ad Anania, no? Anania, vedi? Rende la vista e poi lo battezza e comincia il grande cammino di San Paolo, anche questo è un cammino graduale, San Paolo non ha cominciato subito a fare l'apostolo, si ritirò per una serie di anni nel deserto, posto in cui molto probabilmente, in base a quello che racconta soprattutto nella lettera ai Galati, ebbe delle esperienze personali anche straordinarie del Signore, lui narra di un uomo di sua conoscenza rapito fino al terzo cielo, quando l'uomo di sua conoscenza è lui. E effettivamente la predicazione di San Paolo, come lui stesso teneva a dire, dice io non predico il Vangelo modellato sull'uomo, perché io non l'ho ricevuto dagli uomini, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ecco, quindi io ogni tanto scherzando, la prima rivelazione privata il nostro Signore l'ha fatta all'Apostolo, che poi la rivelazione privata è diventata pubblica, perché San Paolo l'ha scritta nelle sue lettere e poi è stata presa, diciamo così, dal canone delle scritture ispirate, come sapete che l'epistolario paolino forma la gran parte del Nuovo Testamento, abbiamo 14 lettere attribuite a San Paolo che sono veramente tantissime, più 3 viaggi apostolici, poi sappiamo che l'apostolo coronò la sua missione terrena con il martirio che subì per decapitazione a Roma, sulla Laurentina, c'è ancora la basilica che ricorda l'episodio, perché invocò il suo essere cittadino romano, cittadinanza comprata anche per lui, acquisita anche per lui, scusate, dal padre. Bene, ricordiamo quindi in questa festa l'importanza di riconoscere Gesù come nostro unico Salvatore, anzitutto per noi, e questo spirito che nella misura in cui la nostra esperienza del Signore è forte e autentica, si avverte il desiderio di condividerla. Attenzione, non in forma fanatica alla San Paolo prima della conversione, ma in forma apostolica alla San Paolo dopo la conversione, sempre con forme, stili, modi, tempi adeguati e opportuni, però senza dubbio noi sentiamo il bisogno, perché chi ha scoperto un tesoro immenso, almeno di dire al prossimo, guarda fratello mio, ci puoi credere o non ci puoi credere, vedi tu, ma sappi che un tesoro esiste, se vuoi, te lo sintetizzo brevemente, cercalo, valla a conoscere perché ti cambierà la vita, questo se il nostro incontro con Gesù autentico nel nostro cuore c'è. E se non c'è, forse dobbiamo chiedere al Signore che ravvivi in noi un po', e non soltanto la nostra fede, ma anche il nostro rapporto con Lui, perché se non nasce questo zelo, diciamo così, apostolico, anche nel piccolo, il nostro rapporto con Gesù è ancora piccolino, ecco, deve ancora crescere. Chiediamo a Maria Santissima, che è la regina anche degli apostoli, perché lei esiste per portare gli uomini a Gesù e per portare Gesù agli uomini, che ci aiuti nel compimento della nostra piccola o grande missione apostolica e ci dia quella sua stessa gioia immensa, che è la gioia di essere discepoli di Gesù, unica vita e unico Salvatore del mondo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre.